Cioè, non me lo no, mettere basta mai. No, basta ora, non ce la faccio. No, mi devi farti incazzare. No, ma non ti sopporto più. E poi mi abbasso la testa. Mi abbasso la testa e dopo mettiamo i capelli davanti. Vai. Mi ha scocciato. Mi ha scocciato. Hai grida di più. Porco, anche io so che questo video a me mi scioccherà. Io stanotte non dormo, ho troppa paura. Tutta la molletta mi ha rotto. Tutta mi ha rotto. Sono figli pure con cane. Cattivo, no, col cane non è buono. Asce, vai. Sperivo. Sembri tipo una zombie. Devo essere. Vai. Fa troppo ridere. Asce, ma facciamo primo piano sulla faccia. Combinati di più. Ti sta casando troppo, sta stronzo, ti sta troppo divertendo. Non si vede niente, dove cazzo stai? Non ti vedo. No, oh, sotto all'erba, tipo vai. Un bosco sto. Sì, ma non ti vedi. Mettiti qua. Non ti vedi. Asce, mettiti qua, attacchiamo questa parte da vicino là, perché non si vede per tuo viso. Era bella la scena. È mosca. Che cazzo c'è? Io ti butto. Ma la faccia impaurita da vicino. Venire pure tu, devi fare una zoppa. Non voglio riprenderti il pigiama, vabbè, okay. Te è tutto rosa, per la bandiera rosa. Ok. Un po' solo. Adesso? No. Adesso? No, pure le mani. No. Non è troppo stretto. Deve essere stretto. No, stretto. Ma fai male, sto morendo, ti giuro. Devi morire. Ma cosa? Sangue, non c'è che sangue, è finita. No, così deve essere. Ti ho fatto cenetto. Hai visto una cosa buona? Cioè abbiamo l'olio di palma, la crema al silicone, la paraffina, film horror molto casareccio. Sì. Paraffina. Sì, acqua demineralizzata. Paraffina. Sto mostrati nella voce rauca. Ma caramellamente. Paraffina. E che devo fare la voce? Da uomo, eh. Ma devi rimanere così tu con lo scotch in bocca. Dai, toglielo. Non è stata una buona idea. Te la ceretta in faccia. Aiuto, non va bene un bavaglino, un nastro. No, scotch, mi fa ceretta. Proprio chi lo vede una strega. Io che vedo così. Così. Finalmente possiamo utilizzare il suo fondotinta sbiancante. Se non mi metto i quintali, sì, prego. Io odio, ragazzi, sapete, io odio avere la pelle bianca. E adesso ce l'avrai, ti piace più scura. Un vampiretto. Tutorial per allo. Si vedrà un po' il distacco. Ah, leggermente, leggermente. Non mettere negro. I denti già sono bianchi. E poi io mi faccio truccare da dire che tu sei un'esperta in trucchi di Halloween, è giusto. E non quando che mi si può suonare, certo. Ok. Aspetta che ora ti metto la cipra bianca, così divento ancora più bianca. Molto delicata, devo dire, metti la visto? Cipra tu. Potrei fare la makeup artist? Sì. Vero? Sì, perché sei proprio delicata. Visto, guarda. C'ho una pennellata proprio. Di quella. Oddio. Cioè, mi stai togliendo la pelle dal viso. Come sono bianca! Mi stai dal corpo! Okay. Ringo! Andiamo bene. Allora. Tutto scuro. Sì, uno smokey eye nero, sì, sugli occhi. Nero, blu, violaceo. Violaceo, tipo che occhi ammarrati. Vedi com'è bello sto trucco. Questo è buono, sto metto che tipo... Violetto. È buono solo per Halloween. Che non è che voglio sembrare, infatti, che ho gli occhiali.
Wow, troppo bella! Bellissima, eh? È malata proprio. Da zombie, eh? Quello è zombie. Si sa che sono zombie, una strega, un vampiro, una psicopatica, un omicida. Matita nera. Per enfatizzare. Sì, sì. Magari precisa, però, non così la rinfusa. No, la rinfusa perché hai mai visto un vampiro che si trucca? Sì, tu non li segui, io sì. Sono truccate benissimo le vampire nei film. Vabbè, non così, cioè. Sembra che una vampira che si è truccata ubriaca. No? Vabbè, ma vuoi far vedere che tu ti vedevi, perché ti vedevi baffi, se mo sai come si truccano i vampiri. No. Io mi vedo tutti i film pure sui vampiri. Me ne aspetta. Ciao, allora si è una mezza bambina. Mamma mia. Ma che fate, H? Così è. No, non te lo togliere. Occhi proprio identici uno all'altro. Vabbè, scusa, ma un vampiro deve essere una cosa casuale. Oh no, ragazzi. Cioè, non è che cambia fa un vampiro che esce la sera. È un vampiro. Vampiro. Yeah. Ah no, questo è Fucco, si è svegliato. No, aspetta. Rosso, deve. Mi hanno detto, questa è un po' più precisa di sottoforza. Ti ho detto che sei l'esperta tu. Però c'è un po' di matita nera. Bravo. Nel mezzo dell'occhio. Nel così mezzo. Viene. Guarda, fa l'effetto tipo violaceo, quindi sangue vecchio. Ma come le messe queste cose precise? Sto fuori, sa da mettere a posto, che le sangue. Ancora un po'. Pure un po' gli occhi, pure un po' di rosso. Dentro, all'interno, sì, all'interno. Tanti proprio, ragazzi. Qua proprio quando andate a ballare vi vengono questi occhiali così. Questo mi piace. Mi piace questo? Sono un mostro, sono. Sei così carina. Una bella bambiretta. Che trucco ti ho fatto, ti giuro, sei un mostro! Da Cookie! Cookie! Ah, guarda, sei brutto! Fammi da paura! No, Cookie mi vuole sempre bene, per amore! Non ha paura! Vai! Come fa a ditelo, guarda! Che fa sto pazzo indiavolato pure lui! Vai, È impazzito pure Cookie! Cookie! Vai! E non è far ridere lui, capito? Non fa guardare a lui. Quello è pure lui un vampiro. Ecco, vai. Fermalo! Vai. No, ma io devo dire, ora è finita. Qual era la frase? Buono. Hai fatto un renno, mamma. Ok. Mo spegni con le luci, aspetta, vai. Mi stai ancora registrando? Sì. Finta che sto correndo, vai. Ragazzi, vi è piaciuto questo video? Abbiamo fatto anche questa piccola parte dei bloopers, un po' con il trucco che ho fatto a Nancy da vampira, per augurarvi buon Halloween. Speriamo che il video che abbiamo fatto, quello là dello scherzo horror, vi sia piaciuto. Vabbè, per farsi due risate, noi ci siamo divertite. Noi molto. Ovviamente è stata un'idea di Nancy, sì. Macabra, perché lei la macabra della situazione, non si direbbe, perché poi è così tranquilla e nonnina. Nello stile, le persone più tranquille nascondono il lato oscuro. Cioè, io veramente ho paura. Cioè, io adesso non dormirò stanotte perché ho paura di te, che sei così magra, ma che mi hai ricoperto di paraffinolo di palma. Vabbè, ragazzi, speriamo di farci due risate assieme a voi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e anche l'altro. Metteteci un bel pollice in su e fateci sapere nei commenti se vi ha fatto ridere, se vi è piaciuto, così ne facciamo altri. Primo delle registe di horror. Sì, tu sì, guarda, lei l'ha ideato tutto lei questo. Veramente noi ci divertiamo tantissimo. Sì. Io invece che ho questo look un po' più stravagante, un po' esuberante, poi in fondo sono una paurosa e una fifona. Sì, veramente, cioè io veramente non mi sento molto tranquilla adesso a dormire con te accanto in l'altra nello stanza. Stesso letto. No, io adesso cambierò casa perché non è possibile, c'ho paura. Questo il lato scuro. Paura. No, ma non fare così, mi fa mettere paura. Aspettila. Ha ha ha.
Caterina. Ciao ragazze, mandiamo un bacione. Ciao da Calita Dolce, Nancy amarissima. Qua amara, amarissima. Ciao. Sono dolce, proprio come me. Strega. Vabbè. E no, c'è.